Gabbanini Marco, produttore della Baimarco, produzione degli accessori tutto in cuoio e pelle per moto e motociclisti. Prego, potete accomodarvi se volete. Lavoro sulle moto che è la mia passione, la mia vera passione, perché a volte si lavora anche in momenti oltre l'orario di lavoro e lo fai solo perché c'è una vera passione per queste cose, per il cuoio. Lavorazioni particolari come la battitura a mano di tutti gli accessori in cuoio, poi si possono personalizzare tutte le cose con accessori sopra come sono le rifiniture in cuoio, il borchio, le passamanerie, o tutta l'accessoristica in metallo che si può aggiungere sopra qualsiasi borsa. La progettazione delle borse nasce da diverse esigenze sulla moto, diverso spazio disponibile sulla moto, perciò in base a questo viene creato un modello di borsa. La borsa all'inizio nasce in cartone come questa, è una borsa prototipo per far vedere quello che poi saranno le sembianze della borsa reale e quale sarà l'ingombro poi sulla moto delle borse. Poi dopo si possono modificare tutte quelle che possono essere l'accessoristica montata sopra, le borse come borchie, passamanerie in metallo o come accessoristica varia che si può aggiungere. I vari accessori come il coccodrillo o come tutti i disegni qua in bassorilievo sono stati riportati sopra dopo. Questo ovvio è una cosa commerciale che però non era nata come fibbia e noi abbiamo applicato sul baulotto per fare che diventi, sì che diventi un pezzo unico. Prototipo del baulone che viene utilizzato per far vedere al pubblico come poi verrà l'originale. I differenti materiali che si possono utilizzare, a parte il cuoio per spessori rigidi, cuoio come toro o mucca di 5 mm o 3,5 mm, si può anche differenziare utilizzando la pelle. La pelle è sempre pellame tutta, pellame da divani che si può utilizzare in diverso modo per fare borse che si espandono secondo la necessità, piccole filanti con la moto quanto la borsa è vuota e grande quanto bisogna caricarci dentro. Ridevamo perché una signora mia cliente mi ha detto che ci ha caricato dentro anche il cocomero. Stesso modello di borsa si possono creare varie borse differenti per l'aspetto, che possono essere le frange con le passamanerie, che possono essere le finiture varie. Anche queste sono tutte cose create da noi. Sono cose per il motociclista, per essere adoperate, non per essere tenute nell'armadio. Facciamo riparazioni sugli accessori da noi venduti, oltre a quelli che ci portano che non erano nostri, ma che ripariamo in ugual modo. Per esempio, questa è una borsa che è venduta 11 anni fa, al momento dopo che ci è caduta la moto sopra due volte alle borse, l'abbiamo rimessa a nuovo. Stiamo applicando appunto anche delle parti in metallo per irrigidirla dove ha ceduto e così facendo la riportiamo ancora in modo da poter essere utilizzata per altrettanti anni, speriamo. Oltre alle borse e ai barilotti vari, portaccessori che si possono collocare sulla moto, sopra o sotto la forcella o sotto anche il blocco motore,
ci sono altri accessori come coprileve, coprimonopole, copriserbatoio, tutta accessoristica che viene montata sulla moto per fare bella la moto o anche per essere utile, come il copriserbatoio che col suo taschino può tenere il telefonino, può tenere il portafoglio, documenti o altri accessori che poi si possono portare via scendendo dalla moto. Il consiglio per i miei clienti, che vengono a volte anche con richieste anche a volte un po' strane, è sempre per utilizzare materiali al meglio, che possono essere utilizzati in diverso modo per appunto elaborare o cinture o anche altri accessori, come possono essere a volte portacoltelli, come possono essere a volte, abbiamo fatto un portamacete per un cliente molto strano, oppure anche come cose particolari come questa, che è una portabicchierini appunto da signorina poco vestita al pub. Una lavorazione particolare sul cuoio, ho fatto tutto in basso rilievo. Vari accessori che poi si possono mettere sopra anche alle borse o adornare le cinture, e poi il materiale commerciale che si applica alle mie cinture. Le cuciture del cuoio, spesso anche doppio o addirittura anche triplo a volte, con la possibilità di cucirlo anche con fili molto grossi che assomigliano molto alla lavorazione che abbiamo fatto vedere prima del cucito a mano, vengono appunto eseguite con macchinari che fanno una bella cucitura durevole nel tempo e che non ha alcun genere di problemi, facendo anche una cosa che è bella esteticamente e con un filo molto resistente.